Sì, grazie per la linea, buon pomeriggio da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli. Mi trovo all'esterno del Pala Santa Filomena a Chieti Scalo, uno dei punti dove oggi e domani, ma anche nel prossimo fine settimana, si effettuerà questo screening di massa ordinato, organizzato dal comune e dall'ASL di Chieti. L'operazione punta a raggiungere circa il 30% della popolazione, 16.000 abitanti, ma attenzione perché il test può essere fatto non soltanto dai residenti, ma da tutti gli altri, soprattutto studenti universitari. Questo in generale perché per tutti i dettagli abbiamo sentito il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. A questo punto io direi che può partire l'intervista, prima però naturalmente i miei saluti e i saluti da parte del tecnico Diego Martelli. Il Pala Santa Filomena è solo uno dei 6 punti scelti per questo screening di massa. Quali sono gli altri e gli orari? Allora, gli altri punti di monitoraggio sono il palazzetto di Colle dell'Ara e il Palacus a Chieti Scalo, quindi a Chieti Bassa, insieme col Palacus che ha appena accennato. A Chieti Alta abbiamo le palestre di due scuole, la Cesari all'interno della villa comunale, la Chiarini in zona Filippone e l'ospedale vecchio, l'ex Santissima Annunziata, nei locali del centro vaccinale e dei poli ambulatori definiti UCCP. Gli orari? Allora, gli orari, la mattina dalle 8:30 alle 13:30, il pomeriggio dalle 14:30 alle 19:30, replicantesi domani tutta la giornata. Chi può farlo, sindaco? Allora, non solo i cittadini di Chieti, ma tutti coloro che volessero sottoporsi a questo screening e che risiedono a Chieti come studenti universitari, persone che vengono a lavorare a Chieti, che quindi soggiornano per diverse ore della giornata a Chieti, tutti coloro che gravitano intorno alla nostra comunità è ben accetta perché ci troviamo in un momento estremamente difficile. Come ho già detto in un'altra sede, in cui i numeri delle positività stanno aumentando in modo esponenziale e questa ricerca dei positivi asintomatici è molto importante per estendere il cordone sanitario a tutta la popolazione. Non è necessario, non è stato necessario prenotare, però bisogna portare almeno il tesserino sanitario. Sì. Non abbiamo voluto fare prenotazioni per non creare ulteriori disagi alla popolazione, soprattutto a quella anziana. Abbiamo visto finora che le file sono ordinatissime, in alcuni momenti abbastanza lunghe, però sono ordinatissime e diciamo, si smaltiscono abbastanza rapidamente. Basta portare il foglio col consenso informato, firmato e il tesserino sanitario.